a tutti, sono Giuseppe Chiodi, autore, blogger e coach narrativo. Il mio blog è immersività.it e rieccoci a una nuova puntata, un nuovo episodio dello storytelling di Final Fantasy X. Allora, andiamo subito al gioco. Abbiamo già fatto 20 ore di gioco. Il gioco è bello lungo, però in realtà siamo a buon punto. Quindi eravamo alla grotta del Monte Garda, siamo già andati a sinistra se non sbaglio, quindi adesso ci rimane che andare di qua, proviamo ad andare di qua. Behemoth, allora. Ah, giusto, c'è guardia. Anzi. How many sticks you think we can get out of these? Resiste a tutto. Contramagia. Niente, non funziona. Proviamo a fargli. No, anti-magic, anti-kinesis. Ora ucciderà qualcuno di sicuro. Horrates. Io direi a questo punto, magari rallentiamolo. Come l'ho detto. Energia. Quanta vita c'ha? 5.000, vabbè, è quasi morto. Let's end this little game. Let's see you under pressure. Cazzo. No time to waste. Let's go. Infatti affrontare questi behemoth non so se sia il caso. Che ci si mette un po', alla fine non è che diano chissà quanta esperienza. Allora, andiamo di qua. E c'è un altro laghetto. Ah, guarda un po' chi c'è. Ochu. Facciamo slow. Uff. Questo potrebbe essere un problema, questo Ochu. Anzi, questa mandragora. Ogni personaggio impara nuovi turbo, quindi nuove super mosse, tra virgolette, in modo diverso. Se le impara. Per esempio, Lulu chiaramente non le impara. Lulu semplicemente può utilizzare nuove magie col suo turbo. Per esempio tentazione firaga e poi se sblocca una nuova magia tentazione così, tentazione così. Auron, se non sbaglio, sblocca le nuove mosse, i nuovi turbo, trovando quelle sfere di Jekt con appunto alcuni passaggi del viaggio, del pellegrinaggio di Jekt e Braska e Auron. Ok. Targa Yojin, ma non ci interessa perché abbiamo già a posto.
Allora, come al solito, qui in acqua io direi togliamo gli incontri. Magari andiamo anche un po' più veloce. Qui abbiamo un'altra sfida. Seconda prova del Monte Gagazet. Aziona contemporaneamente gli interruttori nascosti nei tre fori. Scegli il personaggio a seconda del diametro. Ok, lei è il più piccolo, quindi immagino che... Wow, che sfida, ragazzi. No, ho sbagliato. Why? Beh, è chiaro che Wacca è più grosso, ma c'era un errore di parallasse perché blu e verde sembravano più o meno uguali, quindi... Qui c'è una cesta. Fatosfera. Go. Qui si va da un'altra parte. Ah, qui si va dove dobbiamo andare. Invece se andiamo dall'altra parte ancora... C'è un'altra pozzanghera. E tra poco ci aspetta un bel boss, quindi comunque un po' ci dovremo preparare. Mi ricordo che era un altro boss tosto, quello che ci aspetta, quindi forse potremmo pure essere di nuovo sconfitti. Vera Ginseng e Gamberosfera. Vera Ginseng potrebbe servire, come l'ho detto. Andiamo dall'altra parte. Forza, 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 forza. Vera Ginseng, vediamo un po'. Maratona per HP. Se non sbaglio, ti cura man mano che cammini, qualcosa del genere. Niente di particolarmente utile. Abbiamo Riku con 12 livelli di sferografia. I miei MP. Senti, posso rallentare? Forse. Ah, fantastica. Quindi adesso non posso più fare nulla. Come posso ucciderlo? Sai che ti dico? No, non ci sto. Se non posso usare anti-scutum, come cavolo lo affronto? Oh no. Mi sa che dovremo rifare tutto. Strength. Who is she? Unalaska. Lady Unalaska. In Zanarkand, she awaits the arrival of the strongest. She is still alive? As much as Micah and Seymour. I see. Lost your nerve? No. Nothing frightens me now. Braska would be proud. Then I must not let him down. Quindi, ah, c'è un salvataggio, meno male. Quindi, questa Yunalesca aspetta Zanarkand, l'invocatore più forte, per dargli probabilmente Leone Supremo. E detto però che ha anche sguinzagliato i mostri per testare gli invocatori.
Non so cosa significhi di preciso. Ed è morta. Come al solito, sono tutti morti. Uff. Avanti. Abbiamo poche code di fenice. Ok. Allora. Ah, non posso indebolirlo. Cosa che ti dico? Magari ti sfrutto per pompare le mie invocazioni, i miei eoni che ci serviranno nello scontro. Allora, istinto, magia nera. So cosa è meglio, proviamo prima di attaccare normalmente. 2000. Oh. Se invece facciamo idroga. 3000. Ok. Mi sa che ci tocca. A proposito, possiamo anche insegnare qualcosa ai nostri uni. Non l'ho mai fatto. 11.000 danni. Ah. He's dead. Spada barocca. Se noi andiamo in invoca... Non dite battaglie mancanti 24, bro. Possiamo addestrarli. In che modo? Come si addestra? Ah, ecco così. E possiamo insegnargli varie mosse. Arez, come se gli servisse. Shell, idroga, blizzara. No, non ho queste cose. Beh, in realtà non è niente di utile, devo dire la verità. Scalogna. Paraidro. Apatia. Infligge status zombie a un nemico. Tutti più o meno le stesse cose, con qualche piccola differenza. Niente, niente di utile. Andiamo qui a curarci. E adesso alleniamoci un pochino. Prima di tutto, di fare tutto il resto. Quindi io direi, facciamo così, facciamo presenza nemici alta. Così. Facciamo per 4. Fantastico. Antiscudo. Anti-magics. Idroga. Facile. Allora, qui sloga. Ok. Tundaga. Ok. 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 Mastega. Antiscutum.
Reiki. Attacca. Reiki. Attacca. Anti-magics. Blizzaga. Ok. Behemoth. Distruggiamolo. Singhiozzo. Raids. Idroga. Ok. Va bene, dai, mi scoccio di farmare. Sviluppiamo. Lulu è qui. Oops. Dove la mandiamo? Cos'è? Ade, no, non ci interessa. Di qua, bimagia e non c'è altro. Tra l'altro ci abbiamo una bastosfera a livello 3, o sbaglio, livello 2, livello 4, no. Quindi ci conviene andare sopra. Flare, sì. Quindi di qua. Velocisfera, le stiamo finendo, che palle. Energosfera. Poi Tidus. Energosfera. Energosfera. Fotosfera magica non ci interessa. Yuna. Po' di HP. Waka, waka, waka. Un po' di potenza fisica, ricco non ci interessa, più non ci interessa, e Auron. Auron. Di qua. Sì. Qui abbiamo una cosa che possiamo prendere, che è apatia, afatia, come si chiama? Afazia. Dallo status zombie l'abbiamo visto poco fa, ma non so se ci può servire onestamente lo status zombie. Però c'è anche MP più 40. Però le bastosfere livello 4 sono rare. Non credo che per ora lo prenderò, magari più in là. Ok, perfetto. Come equipaggiamenti pure siamo a posto. Abbiamo delle acque sante, mi pare che anche questo mette status. No, questo mette status maledizione, qualcosa del genere. Comunque sono abbastanza sicuro. Lo avveleniamo. Ok. Let's go. Non so se ce la faremo, ma dopo qualche tentativo penso di sì. Allora, cominciare da lì, cioè alta difesa magica e fisica. Ok. Perché ho Yuna in squadra? Che scemo. Allora, cominciamo quindi con la sua difesa cominciamo con la sua difesa fisica. Ok. Ali fotoniche. Aia, iniziamo. Oh no, tutti i status negativi possibili. Allora,
Non possiamo usare magie. Quell'altra è addormentata. Diamole una panacea, va. Mutismo, maledizione, eccetera, eccetera. Ok, poi. Cioè, abbiamo qualcosa che cura tutti? Sì, mega pozione. Vai con la mega pozione. Poi, tu vai con bio. Ok. Che lui sia muto non ci interessa, non credo. Vediamo se slow funziona. Funziona! No! Come non detto. Anti-Magix. Gli rimettiamoglielo. No, risponde automaticamente a Slow con Haste, quindi Slow non glielo dobbiamo mettere mai. Fondamentalmente. Ah, non possiamo usare i turbo quando siamo maledetti. Bene, ottimo. E poi niente, attacchiamolo. Buono. Vediamo se almeno muoviamo la funzione. No. Oh mamma. Oh. Ok, questo è un problema. Il problema più grande è che ha haste. Non possiamo toglierlo perché dispel. Ah no, ce l'abbiamo. Ah, ottimo, dispel ce l'abbiamo. Ok. Ok. Allora iniziamo con una coda di fenice. E poi usiamo dispel per togliergli haste. Sicura il bastardo, eh? Tra l'altro adesso non ha neanche più antiscutum e così via. No. No. Io. Noi abbiamo bisogno di un altro Astega, mi sa. Eccolo, questo attacco è terribile. Oh, ci ha addormentati tutti. Ah, ci siamo svegliati. Allora. Facciamo anti-magix. Ah, sono pure blind. Yes, fantastico. Quindi non abbiamo speranze. Cosa possiamo fare? Io direi rimettiamogli bio. Poi energia. Addio Yuna. Oh. Ok. Ok, haste ce l'abbiamo tutti. Mi sa che possiamo attaccarlo. Vai. Con lei usiamo Esna su Auron. Ok. Che c'ha? Antiscutum e veleno. Io lascerei così. Magari gli facciamo anche antivis. Ha contrattaccato. Oh no. Oh no.
È quasi morto. Allora, sai che ti dico? Tra l'altro dobbiamo comprare nuove code felice. Mandiamogli contro Bahamut. Beh, non è stato così difficile, dai. Per fortuna abbiamo potuto togliergli Haste, o Haste, come cacchio si chiama. Penso che Bahamut lo finirà. No, come ho detto. Ah, si è curato. Ah, per fortuna non dovrebbe... Ah, potrebbe causare comunque maledizione, mi pare che anche agli eoni si può causare. Sì. Non importa, tanto è finita. You're dead. Ce l'abbiamo fatta. Lunioli. Targa sortilega. Hey, come on, let's go. We are almost there, aren't we? We've come a long way. What's so funny? You remind me of myself. Before, the closer I came to Zanarkand, the more I wondered. When we arrive, Braska will call the final Aeon. He will fight Sin. Then die. I thought my mind was made up long before. But when I stood here, my resolve wavered. Never would have figured. Legendary guardians choke sometimes too, huh? Legendary guardian. I was just a boy. A boy about your age, actually. I wanted to change the world too. But I changed nothing. That is my story. È chiaro che Auron ha dei rimorsi perché non è riuscito a fermare Sin, perché Sin è tornato, non è riuscito a impedire che Braska morisse perché Braska si è sacrificato, non è riuscito a impedire che Jack diventasse il nuovo Sin, che è la cosa peggiore in assoluto, però forse è qui anche per questo, per redimersi e per non, diciamo, mettere un punto alla sua storia. Lui dice: questa è la mia storia, però la sua storia ancora non è finita, dato che è con noi. O almeno così pare, insomma. Ovviamente la musica sottolinea bene questo momento di malinconia e tristezza, anche per quello che ci aspetta. Se non riusciamo a trovare un'altra soluzione, ovviamente. Magicosfera. No, Riku, proprio no. Per sicurezza, penso ci sia una salvosfera, però. Zanarkand, finalmente. La nostra città. Una città che ho dovuto vedere con i miei occhi.
the end of Yuna's journey. The last chapter in my story. My thoughts, they kept floating up and then slipping through my fingers. Slipping away before I could pin them down with words. Yuna, I say no. If we go down there, then you'll... Riku, you're a true friend, and I thank you, but I must go down to Zanarkand. I'm not saying we shouldn't go. But shouldn't we think about it some more? There's gotta be some kind of way we can save you, Yuna! All my life, I knew this moment would come. Yuni! Yep. Thank you, Riku. Thank you for everything. Don't say that, Yuni. It's not over yet. Tell Sid, thank you. No, you can tell him yourself. Sta telecamera che ruota da nausea. Yuni, don't say that because we're gonna see each other again, okay? Kimari, let's go. E questo cos'è? Sir Orin, Kimari told me, when my father wanted me taken from Bavel to Besaid, it was you who told Kimari, right? Huh. I had always wanted to meet you someday. I am truly glad that I had that chance. Having you as a guardian was so great an honor. I don't know how to thank you. Perhaps if I defeat Sin, that will be my thanks to you. That's what I'll do. Yes. I will challenge Sin. I will defeat Sin. If you are all there watching this, then I guess Sin is already gone. And so am I. I suppose. Anyway, I just wanted to say, Sir Orin, I thank you. Kimari, do you remember the first day we met? I was only 7. My father had defeated Sin, and all Bavel was celebrating. Everyone was saying what a hero my father was. I was so happy. But when night came, it occurred to me. My father had defeated Sin, and now... he was dead. Now, I was all alone. I couldn't sleep. So I wandered into the town, away from the celebrating crowds. I stood on the bridge in Bavel, where my father and I had parted. Standing there, alone, I could see the fields where he had fought Sin. Then, you appeared, Kimari. You said you were looking for the daughter of Braska, remember? At first, I was so scared. Until I realized what a gentle person you are. You weren't used to talking to children. When I told you that I was Braska's daughter, you said you would take me as far from Bavel as you could. That it
was the wish of a man facing death. I think I cried then, because that was when I knew my father was dead, and I would never see him again. You just held me without saying a word. I cried after we got to Bisade, too. When you tried to go, after leaving me in the care of the temple, I held on to you crying, "Don't go, don't go." And you listened, Kimari. You stayed. Kimari, thank you. Thank you so much. And I've always liked your broken horn. Waka, Lulu. I'll never forget my days spent with you, growing up in Bisade. We always played together, us and Chapu. That's why I was always so happy, I think. And when you refused to let me become a summoner, and I did it anyway, I'm sorry. I've always wanted to apologize. You know, when you tried to stop me then, really, I was happy. I could tell you really cared about me. You were like my big brother and sister. No, I think you really were my big brother and sister. What else? I love watching you play blitzball, Waka. I even love it when you scold me, Lulu. Really. I guess that leaves the newest guardian. Star player of the Xanarkand Apes. You are... I am... Well, I'm glad... I'm glad that we met. We haven't even known each other that long, but... It's funny. So this is what it feels like. It's a much more wonderful feeling than anything I had ever imagined. Wonderful. But it hurts sometimes. I wonder. I just want to say thank you for everything. Maybe that's why it hurts. When I think about us never being together again at all, I'm afraid. No, I shouldn't say that. I'll do that part over. What you up to? Beh, molto significativa questa sfera. Finalmente abbiamo visto la vera Yuna, che già ormai si era rivelata, e adesso la vediamo anche in retrospettiva, cioè quando lei aveva questa maschera di determinazione, quando in realtà in privato ovviamente aveva le sue remore, le sue paure, le sue emozioni. Si preparava a quello che sarebbe successo, ecco, addirittura fin da quando eravamo all'inizio, più o meno, lì era poco dopo Lucca, eravamo tipo a Via Mien o qualcosa del genere, quindi fin da allora. E abbiamo anche, quindi diciamo, approfondiamo ancora di più il personaggio così verosimile e profondo di Yuna, e in più abbiamo anche scoperto che Kimari ha una certa età, perché per essere stato a fianco di Yuna sin da quando era piccola, vuol dire che in realtà... non dico che sia anziano, ma è più grande di probabilmente di tutti gli altri, insieme ad Auron. E tra l'altro è Auron che ha affidato Kimari a Yuna. Ecco la Xanarkand.
rovine completamente abbandonate. Adesso finalmente le vediamo con i nostri occhi. Quella città che abbiamo visto all'inizio, che abbiamo rivisto quando quello strano intercessore ci ha detto che in realtà si trattava di un sogno, e questa è la realtà. La Zanarkand che da 1000 anni è in rovina completa e abbandonata. È più bella così, devo dire la verità, perché diciamo, i modelli dei palazzi sono più distinti, si vedono meglio. Guarda, guarda. Con questi colonnati. E quindi qui eravamo all'inizio, se ricordate. Da qui iniziava la narrazione, e poi c'è stato tutto il resto che era un flashback. Infatti lui raccontava, inutile, effettivamente non c'era nessun bisogno. Però adesso siamo tornati proprio nel momento, quindi lui non, da ora in poi non dovrebbe più raccontare, perché adesso stiamo proprio nella linea presente e non più nel flashback. E anche la musica adesso ha più senso, così diciamo drammatica, tragica. Listen to my story. This may be our last chance. Ecco perché l'ultima occasione. There was more, right? I mean, like that time. Anyone? I think. Yes? I think that we should stop. Maybe. For now. E si va a Zanarkand finalmente. La musica dice tutto. Estremamente nostalgica. Con questi suoni che si allontanano. Fanno quasi da eco, no?